Va bene, vedremo nel Nel frattempo frattempo, come l'unica va cosa è questo che la campionato. rifondazione del settore giovanile comincia a dare i propri frutti, cosa che già si intravede qualcosa. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto, buon pomeriggio. Sì, buonasera, Nicola Triplettista. Ciao Cristian. Ciao Nicola. Buonasera. Ciao, ciao. Senti, un onore parlare dopo Enzo. Grazie del sorriso, signora. Barbara. Allora, volevo dire una cosa. Ciao. Senti, allora, c'è Vassella, così che deve finire sempre le partite in 10. Allora, Rada non ha fatto questo grande fallo di mano, perché il pallone è colpito prima di testa e poi finisce sul braccio. Il primo fallo era inesistente, era il suo primo fallo, e quindi l'arbitro oggi per l'ennesima volta ha dato l'ennesima dimostrazione che si gioca contro il Bari. A livello di classe arbitrale. Nicola, io non sono d'accordo, comunque Grazie, grazie Salvatore, per il tuo grazie. intervento. Beh, da qui abbiamo visto che gli interventi No, comunque l'intervento erano c'era, era irregolari. volontario e aggiungo che c'è stata un'altra situazione. Sì. Rada, durante il primo tempo, ha fatto un'entrata, diciamo, sulla tre quarti nostra difesa, insomma, Ed è che stato meno male che ha preso, fortunato, toccato prima la palla, sì, perché sennò infatti c'è stato, ha ha rischiato rischiato. anche lì. Adesso io non ho visto un accanimento dell'arbitro oggi, No, particolarmente oggi, un oggi gol annullato anche a anzi, Cassinelli. oggi diciamo così che l'arbitro, non dico che ci ha dato una mano, però ha sorvolato su un paio di situazioni, gol compreso, che insomma non ci è andata Sì, male, oggi non Rada là ci è andata il male. braccio allarga, il cartellino giallo Sì. per Anche regolamento c'è. perché chissà, sarebbe poi forse cambiata anche un po' la partita nel secondo tempo con un pareggio, se quel gol non fosse stato poi annullato. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buon pomeriggio. Buonasera, sono Mario. Vorrei chiedere al grande Salvatore, quella gomitata che ne pensa? Ha fatto a Donati? È l'arbitro che perseguita Bari? O penso che l'arbitro adesso, quest'anno, vanno tutti contro il Paparesta per i vecchi ruggine? No, guardi, io quella gomitata che ti riferisci era, non l'ho vista, è una situazione in corsa che si allargano le braccia, non è una vera e propria gomitata. Ripeto, oggi abbiamo assistito ad arbitraggi che potevano dare adito a, come dire, a pensieri distorti di questo genere, ma proprio oggi io l'operato dell'arbitro lo ritengo assolutamente equilibrato. Non c'è Assolutamente, stato, d'accordo, no, d'accordo non con te. vedo malizia in nessuno degli interventi che ha fatto. Assolutamente, oggi. Sì, Poi, no, sono d'accordo. Poi se vogliamo parlare nel del corso del passato, campionato non siamo stati di no, certo fortunati, però soprattutto oggi oggi, no. oggi, oggi no, Oggi no, l'arbitro è stato, secondo me, è stato equo in tutte le sue decisioni. no. Uno dei migliori in campo, secondo me, Christian, è stato assolutamente Schiattarella. Sì. Ha giocato molto bene, poi un giocatore che dà davvero tutto in campo, poi sempre, sempre propositivo, sempre pronto ad aggredire l'avversario, bravo anche comunque a gestire il pallone, mi ha fatto davvero un'ottima impressione. Beh, non avevo dubbi, non a caso Nicolò l'ha fortemente voluto qui a Bari, poi lo commentavamo anche durante la Poi l'ho anche partita. allenato, quindi lo Sì, conosceva ne bene. parlavamo lo stesso con Salvatore durante la partita. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Se mi dà un minuto, uno per una precisazione, ho telefonato la scorsa settimana. Dubito di coordinare Guardi, non la sentiamo Ti molto bene. sentiamo malissimo, eh? Pronto? Mi sente? Poco lontano. Mi sentite? Così sì, dai. Più o meno. Mi sentite? Allora, Sì. dicevo, sabato scorso, subito dopo la mia telefonata, dove avevamo discusso un pochettino su quello che era stato l'atteggiamento della squadra del primo tempo, su cui eravamo più o meno tutti d'accordo, dove mancavano gli esterni, Galano, De Luca, eccetera, eccetera, ci fu un telespettatore che disse che praticamente noi facevamo i tifosi, facevamo le critiche. Volevo giusto precisare che io faccio il tifoso dalle 15 alle 17. Poi, se vedo una partita, credo che po possa esprimere un'opinione, che è quella che poi è stata un po' condivisa da tutti. Cioè, non è critica, ma è giusto esporre un parere su una prestazione che si è vista nella squadra. Questo è uno. Poi volevo fare una domanda a Salvatore. Se le sostituzioni che ha fatto Nicola, lui le avrebbe fatte, e perché non si, secondo lui non si è giocata la terza sostituzione, visto che molti erano sulle gambe? Grazie, attendo la risposta via TV. Grazie. Grazie, grazie per il suo Per quanto intervento. riguarda le Salva. sostituzioni, è troppo, tra virgolette, facile farle col senno di poi. La sostituzione va vissuta e da bordo campo, vi posso assicurare, o dal campo,
è tutt'altra storia, perché si vedono, si percepiscono cose che noi magari da fuori, magari bastano segnali, un cenno d'intesa, qualcuno che ha qualche problema. Avrei sfruttato anche la terza forse sostituzione, ma quello che ha fatto, l'unica che non avrei fatto forse, forse avrei tenuto in campo De Luca, forse, ma ripeto, Sì, giusto sembrava più in palla di Galano. sì, perché era più carico, insomma, ma anche se, ripeto, l'uno o l'altro Forse hai. isolatore, l'unica cosa, lo dicevamo prima, anche leggere meglio la situazione poi in merito a Sì, Rada, perché era stato ammonito, non Rada sembrava l'avrei tutelato, mi sarei tutelato, perché, ripeto, era già sotto ammonizione, era un po' in Sì, anche difficoltà. sul piano Ci fisico. stava proprio che si vedeva lì che era arrancava e che poteva incappare nell'altra ammonizione, l'avrei tolto prima, ma questo l'avrei detto a prescindere dalla sua espulsione o da altro. Ripeto, poi con le sostituzioni uno ci mette tutte le buone intenzioni, a volte la indovina, ecco, indovina il che entra uno e fa subito gol, Eh sì, oppure risolvi i problemi si può o al discutere contrario rovini. all'infinito. La sostituzione è sempre un momento di sensazione, uno che vive l'allenatore, ripeto, anche vedendo, toccando e sentendo, consultandosi le sensazioni che ci sono. Vederla dalla televisione, da fuori, è tutta un'altra storia. Però avrei sfruttato tutti e tre i cambi, quello sì. Anche perché oggi la panchina non era molto Tra le altre ricca, cose. Cristian. No, no, una squadra che. Sì, perché Molto, molto poi corta la c'era panchina. Romizzi squalificato, un problemino a Sabelli, Contini che non è stato Contini è sparito, c'erano due portiere, convocato. infatti. Sì, Le due due portieri, portieri. infatti, Non qualche si sa cessione. mai, È una eh. squadra che ovviamente deve essere rinforzata, ovviamente sino a fine mercato, ancora in maniera importante. Mi aspetto almeno altri tre È quello innesti. che ci aspettiamo un po' tutti. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? Buon pomeriggio. Ciao, buonasera Michele da Bari, Buonasera. saluto a te, a Salvatore e a Cristian. Ciao. Alcune considerazioni, specialmente dopo la telefonata di Enzo che mi è sembrato oggi pessimista. Io sarei un po' più ottimista perché consideriamo che è una squadra che ha giocato con 7/8, quella che Nicola vorrebbe. Abbiamo comunque pareggiato a Perugia, un campo difficile. Non vedo una Serie B, la vedo abbastanza mediocre. Io ho seguito altre partite, credetemi, sia l'Entella ha messo sotto il Bologna, sia il Varese ha messo sotto il Carpi, ha sofferto in casa il Livorno, per cui con qualche altro acquisto se è mirato sono ottimista. E l'altra cosa, non ci sono soldi in giro, non è vero quello per me che dice Enzo, il Catania non sta facendo una campagna acquisti come la vedo io, grandiosa, perché andatevi a vedere il monte ingaggi che si è tolto dai 7-8 giocatori che ha ceduto, per cui non è uscito tanti danari. Scialdone sappiamo a quanto l'ha comprato, solo Maniero, il resto ha solo ceduto levandosi in monte ingaggi altissimi. Buonasera. Grazie. Grazie, grazie, buonasera. Sono d'accordo con lui, sì, però è vero che il Catania sta prendendo dei giocatori molto funzionali a quello che potrebbe essere una rinascita, una ripartenza. Gli altri, secondo me, pur guadagnando cifre importanti, non avevano probabilmente molta voglia e non si erano calati in quello che è la Serie B. È vero, non ci sono soldi, ci saranno molti scambi, qualcuno che riesce a vendere qualcosa lo venderà a un prezzo di rialzo, l'abbiamo visto noi con Sì, Sciaudone. con Sciaudone. Sono d'accordo anche con il discorso che la Serie B è molto, l'abbiamo appena detto, è molto mediocre come campionato. Però per poter risalire, adesso entriamo in casa nostra, per poter risalire in questa classifica bisogna fare qualcosa in Sì, più, anche bisogna se, usare. ripeto, Salvatore, io qualche segnale oggi Oggi l'ho sì, visto, no, ma oggi voglio l'ho dire che visto. su due partite, abbiamo iniziato il girone di ritorno dicendo che sarà un altro campionato, Sì, dobbiamo sì, sì, risalire sì. la Due classifica. Hai pareggiato due partite su partite, però due, perlomeno io una con spero che. l'Entella, però ripeto, quella con l'Entella è stata disastroso tutto, perché ripeto, non ci voglio più pensare, perché se quella era una partita di calcio di una squadra che deve risalire con zero idee, zero gioco, È meglio era triste. dimenticarla. Mentre oggi, Nicolò, abbiamo Sì, commentato, qualche oggi si è vista la segnale. palla più viaggiare a rasoterra che Non quei in aria. lanci con la palla indefinita E che è soprattutto stato l'Entella. qualche scelta Con più qualche scelta più mia, mirata da parte di con Nicola. qualche giocatore schierato con un po' più di senso, Sì. perché con l'Entella abbiamo E anche visto. più qualità in campo, perché Sì, avevi senza ombra di dubbio. comunque Senza ombra altri. di dubbio. Però ripeto, come ho detto prima, la classifica seppur piano, comunque si è mossa. Non abbiamo rischiato, in due partite abbiamo rischiato una sola volta oggi nel tiro che
che ha parato Donnarumma, ha fatto una bella parata. Sì, su Lanzafame. Su Lanzafame, poi già va bene, è un buon inizio. Ovviamente dobbiamo adesso continuare a migliorare lì davanti, a creare qualche situazione gol in più. Noi ci prendiamo un altro po' di pausa, ci ritroviamo tra pochissimo.